Vincenti, un podcast di Intesa San Paolo in collaborazione con Gambero Rosso. I Grappa erano dei misteriosi artigiani che già dagli inizi del Settecento, nel periodo di vendemmia, giravano i vigneti del nord Italia per selezionare le vinacce migliori con i loro alambicchi mobili per produrre grappa. Guglielmo Levi era uno di loro e verso la fine dell'Ottocento approdò a Borgo Sant'Orso, ad Aosta, dove fondò la propria distilleria. Insieme al marito, nel 1968, sua figlia Natalina si espanse e questa, oggi, è l'impresa di Saint Roch. Nicola Rosset, AD di Saint Roch, una storia lunga, più di un secolo, scritta in piena simbiosi con il proprio territorio. Quanto contano le radici in una storia che guarda continuamente al futuro? Le radici della Saint Roch sono delle radici che provengono da molto lontano. In effetti lei ha citato i due secoli di storia. Secondo me contano moltissimo nella misura in cui sono una responsabilità. Nessuna startup deve in qualche modo prendere merito a quello che è venuto per due secoli prima. Per cui, per quanto mi concerne il fatto che questo rapporto con il nostro territorio e la nostra storia deve essere sempre ricordato e portato avanti, pur guardando verso il futuro, pur guardando verso l'innovazione, pur guardando verso quello che è il miglioramento e non rimanendo ancorati a quelle che erano le best practices del passato. C'è anche di importante un ricambio generazionale? Questo posso dire che in aziende familiari lo diamo per scontato, qualche volta esagerando, perché poi alla fine bisogna anche avere il ragionamento fondamentale.